Giurma, qualcuno ha già visto questo pezzo di terra? Io, signore. Ero cuoco su un mercantile che si riforniva qui di acqua. Ah, allora presumo che si possa ancorare a sud dell'isola. Ah, sì, certo. Un tempo era un covo di pirati che venivano qui a rifornirsi d'acqua e a cercar riparo. Guarda se è questo il posto. È questo senz'altro, signore. Grazie, Silver. Quella era la mappa del tesoro, John. Hai visto il punto? Ah, era solo una copia, accidenti a loro. Dottore! Dottore, ho una terribile notizia. Per favore, quando scende, trovi una scusa per chiamarmi. Grazie, Jim. Non temere. E pensano di uccidere chiunque si schieri contro di loro, non appena giunti all'isola. E poi si imbarcheranno da soli con il tesoro per tornare a casa. Jim, sei un ragazzo bravo e coraggioso. E a lei, signore, le mie più profonde scuse. Lei aveva ragione e io torto. Aspetto i suoi ordini. È proprio strano. È la prima volta che vedo una ciurma ammutinarsi senza nessun segno premonitore. Indubbiamente è opera di Silver, uomo notevolissimo. Eh sì. Ed ha agito molto bene dall'inizio. Ora non possiamo tornare indietro perché sarebbe inutile. Però abbiamo un po' di tempo, almeno finché si trova il tesoro. Inoltre, abbiamo alcuni fedeli a bordo, per cui dovremo essere noi a scegliere il momento dello scontro e coglierli di sorpresa. Penso che ci si possa fidare dei suoi domestici, Trelawney. Certo, comandante. Per cui siamo in 7. E loro 19. Non è molto simpatico. Ma c'è anche Jim. Gli uomini si fidano di lui e può vedere e sentire i progetti dei ribelli. Sì, signore. Long John, Silver, cioè, sembra fidarsi abbastanza di me. Jim, sei un bravo ragazzo. Torna al tuo posto e riferisci ciò che pensi sia utile. Lo farò, dottore. Su! Raccogliete quelle vele! Ah, basta! Siamo scoppi, sì! Non ne possiamo più! Su! Sono proprio di cattivo umore. Se mi azzardo a dare un altro ordine, avremo tutta la nave addosso. Che si può fare? Li farò scendere a terra nel pomeriggio. Se se ne vanno tutti, ci impadroniremo della nave. Se non scende nessuno, difenderemo la cabina. E Dio ci aiuti. È la cosa migliore. Prendiamo la situazione in mano e forse ci seguiranno. Uomini! Ascoltate, avete fatto un buon lavoro. Ci ancoriamo qui e chi vuole può scendere a terra nel pomeriggio. Il cannone sparerà mezz'ora prima del tramonto. È il piccolo Jim che vedo lì? Jim! Jim! Aspetta! Dico solo perché penso ogni bene di te, Tom. Puoi esserne certo. Non permetterei che ti facciano del male, ragazzo. Ma loro vogliono il tesoro. E se ti opporrai, te ne faranno di sicuro. Silver, credevo tu fossi onesto, coraggioso e avessi esperienza in tutto. E invece mi racconti che quei goffi individui ti hanno ingannato? Non ci credo. Ehi, ragazzo! Non parteciperò mai al tuo piano. Farò il mio dovere. Questa è la mia ultima... Ma chi era? Giù le mani. D'accordo, come vuoi. Ma chi era, in nome di Dio? Quello? Beh, penso proprio a Alan. Alan?
Pace all'anima sua. Sei tu? Ben Gunn, il povero Ben Gunn. E sono 3 anni che non parlo con un essere umano. 3 anni? Sei un naufrago? No, amico. Sono stato abbandonato e mi sono nutrito sempre di frutta e di pesce. Ma chi ti ha abbandonato? I miei compagni della nave, purtroppo. Avevo suggerito loro di scendere a cercare l'oro di Flint e dopo 12 giorni di ricerche non l'abbiamo trovato, capisci? Come ti chiami, amico? Jim Hawkins. Senti, Jim, non hai un pezzo di formaggio con te? Lo continuo a sognare da tanti anni. No, non ce l'ho. Ma te lo darò non appena torno dai miei amici, se sono ancora vivi. Sei nei guai? Sì. Long John... Ah, quella è la nave di Flint? No. Se Long John Silver è qui, certo che sei nei guai. Io so molte cose di Long John Silver e fortunatamente conosco l'isola meglio di ogni essere vivente. E ho scoperto questo recinto molto vicino alla riva. Sarà facile difenderlo. Anche contro tutti gli uomini di Silver? Ah, direi proprio di sì, capitano. Allora staremo meglio lì che qui. Va bene, allora carichiamo di provviste il battello e andiamo al recinto. Attenzione, gli ammutinati! E anche lì, capitano, è un guaio. Israel era il cannoniere di Flint. Bene, è impossibile mancarlo da qui. Chi è il miglior tiratore fra noi? Trelawney. Allora prenda quell'uomo, presto. Attenti alla miccia ora. Ora! Forza, Lisi, avanti. Gli altri portino le provviste. Povero Tom, come non vorrei mai aver iniziato questo maledetto viaggio. Dovevamo farlo. Andiamo. Salve, Trelawney. Jim, benedetto ragazzo. Salve, capitano. Dove sei stato? Ho incontrato uno strano tipo che si chiama Ben Gunn, mi sembra. Sa tutto sul tesoro e inoltre sa anche... Capitano, c'è Silver. Indietro, ragazzi. 10-1 che è un trucco. Ehi, là dentro! Allora, Silver? Giorno, capitano. Vuoi arrenderti? Non ne ho proprio voglia. No, dottore, però ho una proposta. Senti, non ho nessunissima intenzione di ascoltare la tua proposta e neppure di parlarti. Non sei che un ammutinato. Capisco perfettamente, ma penso che dovrebbe comunque ascoltarmi. Dunque, consegnateci la mappa di quel tesoro. Quando sarà in mano nostra vi raccoglieremo e vi faremo scendere in un posto sicuro. Divideremo le provviste con voi e vi garantisco che manderemo la prima nave che incontro a raccogliervi. È tutto? Questa è la nostra ultima parola, perbacco. Se rifiutate vedrete solamente palle di fucile. Benissimo, ora stammi a sentire. Venite avanti uno ad uno disarmati e vi assicuro che vi riporterò tutti in Inghilterra per essere processati. Se rifiutate morirete tutti, ve lo garantisco. Non potete trovare il tesoro, non sapete guidare la nave e non potete sconfiggerci.
accettate. O pagherete caro per questo ammutinamento. Accidenti a te, Smollett. E a tutti voi. Ora sparisci. La prossima volta ti sparo. Tch, maledetti tutti. Penso che ci sarà un assedio adesso.